Ciao, cos'è un intervallo? La musica è un'arte che si sviluppa nel tempo, ma a prescindere da questo e a dispetto del suo nome, l'intervallo non ha nulla a che fare col tempo, non è quindi né un silenzio né una pausa. L'intervallo in musica è la distanza tra due note. Se fai il paragone con le misure fisiche, non sbagli mai, perché in effetti l'intervallo è proprio il metro di misura che viene utilizzato in musica. Ora, seguimi attentamente. Per dire che tra la penna e la gomma passano più o meno 10 cm, posso dire dalla penna alla gomma, oppure dalla gomma alla penna, oppure mostrarle entrambe, sempre 10 cm passano. Per lo stesso identico motivo, l'intervallo, essendo anch'esso un riferimento di misura, non cambia se suoniamo prima una nota e poi l'altra, oppure se le suoniamo contemporaneamente. Avremo quindi un intervallo melodico ascendente in cui la nota più grave viene suonata prima della nota più acuta, un intervallo melodico discendente in cui invece stavolta viene suonata prima la nota più acuta, oppure un intervallo armonico in cui le due note vengono suonate in contemporanea. Per il calcolo dell'intervallo questo non cambierà assolutamente nulla, l'intervallo sarà infatti sempre lo stesso. In musica il semitono è l'intervallo più piccolo. Sul pianoforte questo è facilmente visibile perché è possibile suonarlo prendendo due tasti vicini e facendo in modo che non ci sia nessun altro tasto tra loro. Suoniamo un po' di semitoni. Quindi avrai visto che il semitono non considera tasto bianco o tasto nero, sono due tasti vicinissimi, non deve esserci alcun tasto tra questi due. Il tono invece è la somma tra due semitoni successivi presi uno dopo l'altro, esattamente come mezzo metro più mezzo metro daranno un metro. Suoniamo un po' di toni. Avrei capito che insomma il tono sul pianoforte si suona premendo due tasti, neri o bianchi che siano, non fa differenza, con uno solo in mezzo. Mi raccomando, quando calcoli il tono a partire dai semitoni, ricordati di considerare le note di partenza e di arrivo, perché l'errore più comune che si fa è quello di partire dalla nota successiva. Mi raccomando, il tasto di partenza deve coincidere con il tasto d'arrivo del semitono precedente. Spero che l'argomento toni-semitoni sia adesso un pochino più chiaro. Grazie per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!